La futsal San Giovannese bissa il successo in apertura col Boca Livorno, sconfiggendo anche Pontedera, avanzando quindi nella Coppa della Divisione, la competizione riservata agli under 23 di ogni società. 5-2 il finale per un match che ha visto un divario anche più largo dei numeri stessi sul parquet di Piazza Casprini, nonostante l'assenza per gli azzurri dello squalificato Faelli. Matteini è l'autore della rete del vantaggio, giunta ad un terzo della prima frazione, poi Manetti e a seguire Bellocci aumentano il divario per il 3-0 che all'intervallo lancia un segnale già evidente ed importante agli avversari. In apertura di ripresa Bellocci intuisce le difficoltà dell'estremo ospite per calare il poker, pugliese quindi trova la gioia personale per il 5-0. L'incontro a quel punto vede inevitabilmente un calo mentale degli azzurri. Pontedera va al referto prima con Niccolò Galli e a seguire con Dumitrescu, ma non va nemmeno oltre questo meno 3 alla sirena del 40° minuto effettivo. Così, aspettando il prossimo turno per la Coppa, la futsal si cala da sabato prossimo nel campionato e gli uomini di esperienza stavolta potranno finalmente giocare. Una volta che la divisione ci mette in questo impegno, si porta fino a fondo. E qui non si viene a vedere se si fa, no, no, qui si viene a farlo bene. Sono contentissimo con tutti i ragazzi che praticamente tranne 4 sono tutti dell'Under 19 e hanno lavorato veramente bene queste due partite, ma perché vengono da un percorso, sono già un mese e mezzo che lavorano praticamente tutti i giorni e penso che si è visto un campo. Comunque per lei e per la San Giovannese è stato come sfondare una porta aperta, dare visibilità a questi ragazzi, visto che lei gliene dà veramente tantissimo. No, certo, io penso che questo sia il futuro e anche qualcuno è il presente. E se riescono a guadagnarselo saranno il presente, ma subito abbiamo bisogno di loro, quindi speriamo che prendano per bene questa opportunità. Mister, un commento sui due infortuni, cioè sull'infortunio più l'operazione di Righeschi. Insomma, cominciamo con un'indica. Purtroppo gli infortuni sono parte dello sport, sempre arrivano nel momento cui non si vogliono. Bisogna alzare la testa ancora e continuare, aspettare che si recuperi lo più presto, lo più meglio possibile. Basta. L'importante è che abbiamo portato i risultati a casa e questo è frutto del lavoro fatto in preparazione perché ce lo meritiamo, lavoriamo duro ogni allenamento e siamo contenti perché è un risultato che ci serve per andare avanti in questa competizione. È più la personalità che uno ha o quello che acquisisci grazie alla fiducia del mister? La fiducia del mister ovviamente è importantissima, io la sento, il mister crede in me, sono molto contento. Poi ovviamente anche merito dei compagni di squadra, perché senza la squadra purtroppo non si va da nessuna parte. Io cerco di mettere in campo quello che ho e di dare sempre tutto. E poi i risultati come oggi fortunatamente arrivano, non sempre è possibile, ma cerchiamo sempre di fare meglio. Abbiamo ammirato anche negli altri anni, ma quest'anno deve essere l'anno del botto. Speriamo, me lo auguro, devo essere bravo a prendere questo treno che passa per la Serie B perché è una competizione importante, non sarà facile entrare in questa realtà a pieno, ma devo farmi trovare pronto e ce la metterò tutta.